Stavo facendo ferma immagine per l'immagine copertina del video. Allora, bentornati in questo nuovo video dove faccio solamente un'anticipazione. Ci sarà un unboxing di un action figure speciale, bella. Mi piace un sacco perché è più di 30 centimetri. L'ho pagata quello che si doveva pagare, vabbè, 50 euro come tutti sapranno. Adesso ve la faccio vedere in questo video. Dico solo che personalmente, perché non ho avuto tante possibilità, è la prima action figure che mi piace da impazzire. Perché? Perché io le cerco tutte quante dai 30 centimetri in su e so benissimo che costano 50, dai 50 in su, anche 100 euro io li spenderei anche, solamente che non sono cavolo di trovarlo. E tutte quelle che ho sono 20 centimetri e costano anche poco, lo sapete meglio di me. E niente, questa qui è la prima action figure che sono riuscito a trovare a un prezzo comunque normale, giusto a mio avviso normale, e ve la voglio far vedere. La prossima che comprerò probabilmente di 30 cm sarà di Dragon Ball, perché o forse Kaido, non lo so, poi dopo buona visione. Apri, schiava! Apri! Apri! Quella cos'è? È Promise? Che numero è? Che number è? Il 15. Il 15? Come qui no, è un cazzo! È il 12! Il 12! Non si vede niente! C'è la luce, sì, ma che bella immagine! Minchia, è fighissimo, amore! Hai visto? È una figata là! Fighissima sta copertina. È la più bella. Poi è la più bella, non me l'aspettavo così. E infatti c'è sta collana che secondo me è la collana per aprire la porta dei mondi. Vai, apri, schiaffi. Vai, scoppia. Scoppia che finisci su YouTube. Scoppia. Quanta roba ha messo? Cacchia. Ma queste qua le gonfiate con la bocca secondo te? Scoppia, scoppia! Scoppia, scoppia! Scoppia! Amore, una tetta! Una tetta! Una tetta! Ah! Vedi! Guarda! Non so più niente! Cosa c'è lì dentro, Crash? Apri, apri! Apri, fci. Lui lo scotch glielo regalano. Apri che io sono sotto le coperte. Com'è? Lui lo scotch glielo regalano. Ma che ne so? È una produzione anche di scotch. Daniele Multidavi. Apri. Le mani di ricotta. Tienti. Cosa ti anzi? Boh, boh, boh. È arrivato il pezzo forte. Il pezzo forte. Un cazzo, ti ammazzo famiglia. Ti ammazzo famiglia. Sì, anche se cade un cacchio. Poverina. Oh, un gran cavolo. Fa vedere i tuoi tatuaggi. Fa vedere i tuoi tatuaggi al mondo di YouTube. Perché? Guarda che lo carico davvero, eh. Vai! Imballatura. Che dici, perfetta? Imballaggio. Sono leggermente. Oh, ho 12 ore di lavoro, sono stanco. Imballaggio. Con calma. Con calma. Madonna. Madonna, tutta spaccata. Madonna. È viva. Brutta. Come che è brutta? Cioè, Ma che cazzo dici? È una delle migliori in circolazione. Non è vero.
Sì, beh, se vai a vedere quella della Collector ti viene da vomitare. Come la faccio di Missy? E Missy è il mio cane. Non dire cavola. Fammi vedere. Aspetta, gira la prima, fammi vedere il retro. Che sto venendo nelle mutande, Davide. Ellie with bow figure. Mettiamo alla luce del sole. Raga, bellissima. Cioè, ma adesso non è perché l'ho comprata io, però la faccia è la sua. Sì, sì, guarda. No, la faccia è la sua, io l'ho vista già. Oh, vuoi che ti avvio il gioco? Vuoi che ti avvio il gioco? Devo precisare che qualche mima. Non sto scherzando. Com'è? Non sto scherzando. No, oh, va che c'è il simbolo della PlayStation, eh? Sì. Naughty Dog. Cioè, non è che l'ha fatto il pescivendolo di Callegaro. Ma si può aprire, sì? Sto facendo fare l'apertura alla mia assistente con seguito di frutti. Guarda che se cade ridiamo fino a domani sto e diventa virale sul tubo. Perché ce ne vanno di ricotta anche tu. Con il codice RoviGamer avrete il 10% di sconto nel negozio di Daniele. Oh, ma che bello, mamma mia, amore, 30 centimetri come la voglio io. Sì, ma c'è un piedistallo da 10 centimetri. Sì, indubbiamente, però non è 20 centimetri lei. Vai a prendere il lighello. Il lighello. Ma che figata. Amore, impariamo a farla. Ma le scarpe. Ci mettiamo a fare questo lavoro. Ma che bomba? Ce l'hai? Ancora non l'hai portata. Guarda, sei veramente uno scatafascio. Ma che bello l'arco. Ah, poi sì, le mani. Se tu vai a vedere le mani della collector ufficiale, ti viene da piangere. Questa non è la collector ufficiale. No, questa qua è stata fatta dopo per i poveri morti di fame come me. Che non se la potevano permettere, però onestamente faceva proprio schifo l'altro, almeno per me. Ma che bella di faccia, è identica, cioè non si può dire che non lo sia. Guarda, ti spiezzo in due. Amore, che bella che è la mia prima action figure collector, se si può dire così. Ah, il macete. Oh, proprio che figo. Bellissimo. La riponiamo nella scatola. Sicura? Mi rattrista questa cosa. Dici? Adesso la spacca per gelosia. Perché le donne sono gelose di altre donne. Vero, cosa dici? Vero? Però cosa dici? Cosa? Piace? Onesta? A me è piaciuto un casino. Ma nei prossimi giorni la tirerò ancora fuori e me la guarderò ancora con molta passione. La riguarderò ogni giorno, tipo santuario del Papa. Com'è bella da mettere un po' dentro? Dici? Senza la plastica? E mettila senza la plastica. Togli tutto sto maladano. Ah, questa qua è l'ambientazione. Mettila senza. Scusa. Così già. Piuttosto che quella roba lì. Anche se è uno scatolame un po' strano. Vi lascio con questa ultima immagine. Poi sicuramente la tirerò fuori, non lo so. Poi decido. Bomba ragazzi, tutte le info nelle description. Vai, guardami. Gira anche lei che ti metto come fotocopertina. Ciao. Me la sono portata un attimo al lavoro perché volevo vedere un attimo meglio con voi alla luce del sole come è fatta. E personalmente mi piace un casino. Cioè, è proprio...
Il viso, guardate. Sembra un po' fatta di cocaina e cieca da un occhio, però rispetto a quell'altra, vediamo la corda. Ah, questo qua scocca davvero. Ma che roba, è impressionante. I capelli, fammi sentire. 50 euro li vale tutti. Le frecce sembra anche. Non le hanno fatte dure. Il machete taglia. Ah, è affilato. Adesso faccio così finché non mi taglio, così dico che è realistico. Ma a me piace, ragazzi. 50 euro avrei speso anche di più, sinceramente. Anche 80, anche 100. 100 mi sarei fermato. Babba mia, che bello. Adesso so che hanno rimesso di nuovo l'action figure del primo The Last of Us, che sta a 200 e passa. Forse, forse, non lo so. Adesso la ripongo dentro allo zaino, dolcemente. E poi me la porto al sicuro a casa stasera, così. Alla freccia. Così sarà al riposo. Al prossimo video. Ciao. Ah, prima di salutarci, guardate. Così la spegni, no? È una figata sta scatola. Non la sapevo, l'ho scoperta quando? Un mese fa, 2 mesi fa. Guardate, la accendi, no?